presidente del Centro Nazionale Studi Pirandelliani, Stefano Milioto, traccia un consuntivo sulla 56esima edizione del convegno internazionale di studi pirandelliani appena concluso ad Agrigento alla Pala Congressi. Ha un consuntivo assolutamente positivo e per noi di grandissima soddisfazione. Prima per la partecipazione di pubblico, intendo degli studenti che vengono da ogni parte d'Italia e di professori che vengono da ogni parte del mondo, poi per le acquisizioni critiche e poi perché è il risultato, questo convegno, di una sinergia tra gli enti regionali e il centro. Intento a riferirmi alla convenzione stipulata da parte dell'onorevole Gaetano Armao con il parco archeologico per la fruizione a titolo gratuito del Palacongressi. In questa convenzione sono nominati quattro avvenimenti importanti in Agrigento, nella regione siciliana, che è titolati della fruizione a titolo gratuito appunto del Palacongressi. Ecco, con questo c'è anche l'apporto significativo del parco nella persona del direttore, l'architetto Sciarratta, ma anche il contributo della Coop e Culture. I premi Pirandello, Enzo Lauretta, destinati agli studenti che presentano le tesine, gli elaborati di scrittura creativa e anche di scrittura creativa estemporanea, sono stati a carico del Rotary Club di Agrigento nella persona del presidente Scribani. Noi, già avendo chiuso con grande soddisfazione il 56esimo, siamo proiettati al 57esimo convegno pirandelliano. Abbiamo già presentato il programma ai convegnisti e il 57esimo convegno ha per tema due romanzi molto molto interessanti, e sono L'esclusa e Il turno. L'esclusa e Il turno sono due romanzi girgentani, perciò invito gli agrigentini a porgere la loro attenzione a questi due romanzi, perché scopriranno le particolarità, l'essenzialità del carattere girgentano. Basta pensare per esempio che nell'esclusa è descritta la festa di San Calogero nei minimi particolari, quasi documentaristici, quasi direi filmici, e Pirandello è capace di fare questo ed altro naturalmente, solo che anziché chiamarla festa di San Calogero come normalmente noi conosciamo, lui la sdoppia, la dedica a due santi, i santi Cosma e Damiano. E veramente gli agrigentini dovrebbero leggere questi due romanzi, L'esclusa per la complessità delle tematiche, perché ritroviamo il pensiero di Pirandello, ritroviamo Pirandello stesso. Il turno, come Pirandello stesso lo definisce, è un romanzo gaio, ma nel turno, che può sembrare che è un romanzo breve, lo possiamo anche dire così, c'è il Pirandello autore di teatro, perché presenta già personaggi ragionatori, presenta già delle particolarità sceniche che sono prettamente teatrali. Pirandello questo naturalmente non lo sapeva, secondo me, ma era la sua natura di artista a portarlo e a drammatizzare situazioni che già di per sé sono teatro.